Innanzitutto, prima cosa, un applauso agli organizzatori che sono le guardie portate a Sezione Cittadina, Presidente Rossa di Benedetto e Cusin Ciano, che sono insomma le anime di questa sezione. Allora, partiamo con un po' di scalata di interventi. Parte il Presidente. Due parole al Presidente di Sezione Brescia e facciamo un applauso a Rosalini Benedetto. Al caricatore di Gussago si è svolta la cena conviviale della sezione cittadina dell'ACL, un appuntamento fisso di ogni anno che è servito anche per tracciare un bilancio di quanto sta avvenendo nel settore venatorio. Il presidente Benedetto Rosellini, con la preziosa presenza di Luciano Busi, hanno fatto gli onori di casa. Grazie ai vostri presidenti, grazie a tutti voi che siete sempre così numerosi. La sezione di Brescia sta diventando un punto di riferimento importante per la CL e questo non è frutto di una cosa successa per caso, è frutto del lavoro dei vostri presidenti. Io farei di nuovo un grande applauso a queste due meravigliose persone. Vediamo un po' elencare un po' una serie di problemi. O mangia bene e possiamo allegramente discutere di tutti i nostri problemi. Allora, il problema principale è quello dei nostri cacce tradizionali che sono messe in discussione da tutta la politica, tutto l'arco dei partiti ha al proprio interno tutta una serie di personaggi importanti o meno importanti che vuol mettere in discussione la nostra passione. Ci sono le elezioni politiche, le elezioni europee e Carlo vi darà dei chiarimenti rispetto a tutta la questione politica che è importantissima. Io dico sempre che alla fine quando parliamo di politica la prima reazione è quella di mandarli a quel posto, ma alla fine poi tutti vanno a votare e alla fine bisogna scegliere, in questo caso c'è la possibilità di scegliere le persone con la preferenza e Carlo su questa cosa vi deluciderà in maniera più completa. Io vorrei elencarvi solo quello che sta succedendo in Regione Lombardia sulla questione delle deroghe, sulla questione dei censimenti che sono stati fatti e soprattutto sulla questione delle modifiche della legge. Della legge 26 di Regione Lombardia. Sulla questione delle deroghe, che poi è collegata alle catture, voi sapete che c'è bisogno di una deroga, si chiama deroga appunto perché rispetto a specie e a cacce che non sono consentite, a questo si può derogare. La Comunità Europea pone tutta una serie di vincoli, la Commissione Europea pone tutta una serie di vincoli a queste cose. Ma che sono superabili, noi diciamo che sono superabili. Regione Lombardia nella voce dei loro funzionari, che poi alla fine la politica oramai ha delegato tutto ai funzionari, quando noi andiamo a votare che pensiamo che diamo gli indirizzi politici comunque a Regione Lombardia o ai comuni o alle province, non è più così. Oramai la politica se ne frega dei territori e delega tutto ai funzionari il lavoro. Il funzionario fa bene, fa male, lo stipendio a fine mese lo prende comunque, dunque cerca di fare il meno possibile e di rischiare il meno possibile, che è il nostro caso. I funzionari hanno fatto una delibera che oramai è superata anche dal pronunciamento dell'ISPRA che ha negato di nuovo i dati, ma ha fatto una delibera che ci dava la possibilità di cacciare il fringuello solo da appostamento fisso con una cattiveria in più solo per chi è titolare di appostamento fisso. Dunque vuol dire chi va in caccia con il figlio, il titolare che sarà il papà o il figlio potrà sparare mentre l'altro non può sparare. Ma cioè queste persone le pensano la notte queste cose, non so, queste perversioni.
distorsioni mentali che vengono da questi personaggi. Ma questo è stato ulteriormente superato dal fatto che, chiedendo il parere all'ISPRA per calcolare le piccole quantità, l'ISPRA ha detto che comunque le piccole quantità lui non è in grado di darle, né grandi né piccole. Di conseguenza, mi spiace, ma se non mangia pesce siamo felici. Per quest'anno penso che proprio non hanno intenzione di fare assolutamente niente. Stiamo comunque lavorando. Ieri sera abbiamo visto anche Maroni e Carlo con Cacciamet. Maroni non voleva parlare con nessuno, ma Carlo è riuscito a incastrarlo in un angolo e alla fine è riuscito a fare una chiacchierata assieme a Maroni e vi chiarirà tutto quanto è successo. Ritorniamo alla Commissione Europea e ai censimenti maledetti che ci hanno fatto fare. Ci hanno fatto fare dei censimenti che non sono censimenti, è una banca dati. Censimenti vorrebbe dire contare le quantità di richiami presenti sul territorio possedute da ogni cacciatore. Ci hanno fatto fare una banca dati in funzione delle catture, cioè per poter aprire i roccoli, e alla fine di tutta questa manovra abbiamo scoperto che tutto il percorso che portava all'apertura dei roccoli ci porta con una diminuzione delle catture già successa l'anno scorso, che siamo passati in provincia di Brescia da 18.000 catture a 9.000 catture. Quest'anno si passerà a circa 19.000 su tutta la regione Lombardia, si passerà nel 2015 a 9.000 su tutta la regione Lombardia e a 6.000 catture su tutta la regione Lombardia nel 2016. Nel 2016 sarà l'ultimo anno di apertura dei roccoli. Pietra tombale sulla questione dei nostri roccoli. Questo è il percorso individuato da Regione Lombardia con la Commissione Europea e noi dovevamo dire sì a un percorso che comunque ci porta alla tomba, perché questa è la verità, che il fatto che nel 2013, 14, 15, 16 si catturi qualcosa vuol dire niente, vuol dire che comunque l'obiettivo è quello di farci cessare. Noi comunque ci siamo opposti a questa cosa. Devo dire che comunque il fatto della presenza delle associazioni venatorie, tutte presenti al tavolo con i funzionari di Regione Lombardia, e qui lo dico volutamente, polemicamente, diciamolo tutto, le associazioni venatorie tutte, meno ACL, hanno detto sì a questo percorso di chiusura dei roccoli. Sì, erano d'accordo sul censimento, sono d'accordo sul fatto che comunque i roccoli vanno a chiudere, perché altrimenti non mettevano e non davano il loro consenso a questa operazione, che se la concordavamo assieme e comunque tutte le associazioni venatorie erano d'accordo nel dire di no a questa proposta negativa, questa proposta non passava. Deve essere chiaro. Questa proposta è passata con il consenso delle maggiori associazioni venatorie, dopodiché ognuno si regola e fa quello che vuole. Io volevo ringraziare questi due giovanotti, ma veramente giovanotti, perché hanno creato tutto questo e veramente quando mi dicono che siamo degli assassini, no? Perché questo succede andando alla manifestazione, quei 4, 5 o 10 ragazzacci che cercano di provocarci sempre perché sanno, come mi hanno detto, io ne ho 50 denunce, te ne basta una, perché sapete che noi con la licenza, se sbagliamo a dire una parola in più qualcosa, ci tagliano le gambe portandoci via la licenza. Questa purtroppo è la democrazia che c'è in Italia, e che i carabinieri, i guardie e tutto difendono, no, ascoltate, lasciateli stare, ma se quelli ti mandano quel posto, per non esagerare, ti toccano la mamma, ti toccano uno, ti toccano l'altro, uno deve mandare giù anche questi bocconi, andare dritto e far finta di non aver sentito. Purtroppo è quello che succede, ripeto, la democrazia non è questa, secondo me. Questo l'abbiamo ribadito a tutti, l'arcata politica, come diceva Gino, a tutti abbiamo detto questa cosa. Io voglio capire se adesso, siccome arrivano le lettere, caro amico cacciatore, giustamente Gino ha detto dobbiamo prepararci a questa cosa, cosa dobbiamo fare. Avete sentito cosa stanno combinando, no? In regione, ieri sera a Gardone Valtrompia, via l'interposto a Gardone Valtrompia, c'era Maroni. Insomma, alla fine siamo riusciti a
mettono in un angolo e farci spiegare alcune cose. Sulla caccia, e questo l'ho ripetuto, lo dirò fino all'infinito, siccome chi corre, il Radone Valtrompi è uno della Lega, però la Girala, la Beccalossi, i Cavalli, cioè tutto l'insieme del centro-destro, la Bordonali, c'era la Rolfi. Una parola sulla caccia, a Gardone Valtrompia non è stata detta. A Gardone Valtrompia non è stata detta una sola parola su quello che abbiamo detto adesso, cioè l'Ederue, che è quello che è in mano alla Regione Lombardia. Infatti gli ho fatto presente subito cosa dovevo dire, ma dirgli, devo dire viva la caccia, ma siccome ci conoscono, ho detto no, non serve viva la caccia. Fuori si sono accordati di non fare, noi avevamo già presentato il documento, però purtroppo qualcuno invece ha consegnato prima che entrasse, e lì si sono accordati di non dire niente. Ha fatto un passaggio a Cavalli e sia anche a Beccalossi dicendo che le tradizioni sono importanti, che hanno dato un per mano. Siccome sono stati alla beretta, perché quando viene qualcuno importante lo porto sempre alla beretta, ma la beretta, le armi da guerra che la fa oppure da caccia che fanno, non sono gli artigiani che girano attorno a tutto questo mondo. Purtroppo c'è anche questo, però in poche parole, concludendo la discussione, la parola che mi ha detto, io con i tecnici mi hanno spiegato che non si può fare niente, parola di Maroni ieri sera alle 10:30, non si può fare niente, quindi no, non è vero, non si può fare niente. Siccome con me avevo portato anche due dell'anno Gasparotto, presidente di Gardone, e Trenti, che molti di voi conoscono, ragazzi giovani, che se ne intende anche di questa cosa, gli unici due che sono venuti, va bene? Ma non c'era un altro, sì, ma okay, comunque una via importante. Anche lui ha ribadito che non è vero che l'Europa ha detto così e così, lui ha detto i tecnici mi dicono questo, se voi non dite che invece si può fare qualcosa, mi impegno su questo. Guardando il suo calendario ci ha invitato venerdì alle 9 la mattina nel suo ufficio a Milano, saremo presenti, non ci sono problemi. Ma guardate che come siamo là, quelli sono tecnici, Cahalur, abbiamo la nostra cosa in testa, ma difenderci davanti ai tecnici che vanno in Europa chiedendo informazioni, oppure dicendo l'articolo, oppure dicendo che la Corte Costituzionale, la Corte Europea ha detto così, mentre la Commissione ha detto un'altra cosa, diventa difficile, diventa molto difficile. E quindi noi ci stiamo preparando su questo, perché se no ci mangiano ancora sul posto, ma siccome non siamo gli ultimi arrivati, sappiamo che dobbiamo difenderci, abbiamo già preparato un po' la cosa da poter fare. Comunque alle 9 saremo là, perché vogliamo capire con l'assessore Fava, il quale mi ha detto che non lo chiamerà, perché ho avuto occasione due volte di parlare assieme di caccia, e vi garantisco che se Ghirio primo la Beccalossi, Ghirio la Urche, avevano tutti dei caratteracci, questo è peggio di tutti gli altri, ma è peggio di tutti gli altri. Di caccia non sa niente, quando c'è a parlare di caccia manda il suo segretario, che più di una volta ha detto ma sei tu che sei stato votato, è il tuo segretario, dai, te che rispondere al territorio, non c'è niente da fare, questo personaggio è fatto così e basta. Però siccome è della Lega anche questo che è, e siccome Maroni è della Lega, allora concludendo, prima che la Formigoni che rompì le scatole, che la Beccalossi che fa la mia chiesta, adesso sono tutti della Lega, quindi se permettete qualcuno dovrà pure rispondere, e ieri il Presidente ha preso questo impegno.